Se il mio iscritto non trova il nuovo Brawler Iris, dovrò cambiare nome su Brawl Stars. Raga, spollice da più non posso e superiamo i 10.000 mi piace. Ed eccoci qua finalmente all'interno del box opening. Io ringrazio tantissimo il mio iscritto Frego25 per aver preparato questo mega box opening all'interno del Brawl Pass, sia quello gratuito che quello lì premium. Parte subito con una bella cassa Brawl. Prima ci ha fatto vedere che gli mancano un bel po' di Brawler, mi sembra 3 Brawler, tra cui il nuovo Brawler Iris. Staremo a vedere se riuscirà a trovarlo. Intanto si prende le sue 20 gemme, procede con una bella cassetta enorme. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina, perché oggi può succedere davvero il devasto sul mio profilo di Brawl Stars. E sto notando che all'interno delle casse trova solamente le monete, quindi ha praticamente maxato tutto, ma sicuramente dovrà trovare qualche altro gadget e qualche altra star power. Attenzione che ci stiamo avvicinando alle 2 mega casse consecutive, ed eccolo qui, lo skip luccicoso, per favore ti prego di... Ecco, lo sapevo, gadget mirino automatico di Piper, che credevo fosse forte sto gadget, ma in realtà ultimamente lo sto utilizzando e non è che mi trovo benissimo, perché non fa tutti questi danni. Ok, al posto dei punti energia ovviamente gli dà la cassetta enorme e trova solamente le monete. Però prossima mega cassa, così in un nanosecondo si passa alla prossima. Peccato, solamente monete e bonus 200 raddoppia gettoni. Mi dispiace, perché comunque ha da trovare il nuovo brawler. Per favore, Frego25, trova questo nuovo brawler. Io ovviamente non ho visto la clip in precedenza. Prossima cassetta enorme, adesso di qua ti dovrebbe dare, ok, le gemme, però qui dovresti... Vabbè, ti prendi il Brawl Box, ma lì dai punti energia, lì, ok, eccola qui. La cassetta enorme, 169 monete, reazione di Gelindo, sì vabbè, ma che ce ne frega di queste reazioni? Cassa enorme, potrebbe nascondersi qualcosa, solamente 88 monete. Di qua abbiamo una bella mega cassa, la reazione... Ve l'ho detto, io non le utilizzo le... Raga, voi utilizzate le reazioni, votate il sondaggio qui in alto. Io non lo sto utilizzando mai. Va avanti con una bella mega cassa e neanche trova niente. È stato uguale a quella lì di prima, solamente monete e raddoppia gettoni. 300 punti energia addirittura da questa parte. Ci fa vedere di nuovo i brawler. Magari può andare a potenziare qualcuno in modo da trovare la star power anche su quei brawler. E infatti va a potenziare la signorina Bea a livello 9, quindi ora potrà trovare la star power anche per lei. Stessa cosa vale per Rosa, la porta a livello 9. E si procede, si va avanti, 300 punti energia di qua. Va avanti con il Brawl Box, solamente le monete, cassette enorme, 99 monete, 200 raddoppia gettoni. Ormai le casse enormi e le mega casse a questo punto sono diventate uguali, a meno che questa mega cassa non ci dà lo skip luccicoso. Ed eccolo qui, l'ho detto raga, 384 monete. Attenzione, ok, star power di 8 bit, vita extra. Raga, io con questa star power sto facendo davvero il devasto nelle sopravvivenze solo, perché appena ti killano gli avversari loro credono che tu sia morto, invece non è vero, perché riesci a respawnare e lo fai per forza fuori l'avversario. Si va avanti, di qua abbiamo, cosa va a prendere? Ok, mega cassa addirittura per rimpiazzare i 100 punti energia. Poi non ho capito, a volte ti dà la cassa enorme per i 100 punti energia, a volte ti dà la mega cassa, vabbè, completamente a caso sta cosa. Nuova reazione di Gelindo, 500 monete che per lui sono importanti a questo punto, visto che ho notato che deve potenziare ancora tantissimi altri brawler. Mega cassa con lo skip luccicoso, mi sa di no perché l'ha appena trovato lo skip. E infatti 502 monete e 200 raddoppia gettoni. Ah, eccola qui la cassetta enorme, spollicia da più non posso, 128 monete, 200 raddoppia gettoni. Però noi siamo ancora a caccia del nuovo Brawler Iris. Per favore, adesso c'è tipo 2 mega casse consecutive, vedi di trovarlo sto brawler, ti prego. Ed eccolo qui, ok. Allora, fermi, oggetto luccicoso. Se ora voi spollisciate, e molti di voi ancora non hanno spollisciato, per questo sta trovando le star power e non il nuovo Brawler Iris, per favore spollisciate, magari gli passiamo un po' di fortuna, non lo so. Prossima reazione, ok Gelindo, basta con queste reazioni però, Gelindo, basta. Noi vogliamo la mega cassa come questa, che ora ci caccia il nuovo brawler. Vuoi vedere?
Invece no, neanche l'oggetto bonus, niente, solamente le monete, casse completamente sprecate. Anche ora con questa cassa enorme è andata completamente sprecata. E adesso lui preferisce potenziare qualche altro brawler. Io ti consiglio Pam, porta Pam, porta Pam. Eh sì! Bravo, bravo, riesce a portare Pam a livello 9 in modo da poter trovare le due star power anche della signorina Pam. Dai che siamo giunti quasi alla fine, 500 monete, si va avanti con la cassetta enorme, vediamo se gli caccia qualcosa, niente, solamente le monete. Oh, però di là ho notato che ci sono ben 7 casse enormi ed eccolo qui, mega cassa, 395 monete, schifano cicoso, sì, sì, nuovo brawler epico Iris. Oddio raga, mamma mia, mi sono tolto seriamente un peso da addosso. Per fortuna non devo andare a cambiare nome su Brawl Stars, perché io ho detto, se non trova il nuovo brawler Iris dovrò cambiare il nome. E per fortuna ci è riuscito. GG per Frago25, finalmente sta ritornando la fortuna all'interno del suo profilo e adesso inizia a dare i punti energia al nuovo brawler Iris. Ottimo così raga, 500 punti energia che prima andavano sprecati con una mega cassa e quindi non ne vale la pena, quindi bravo che te li sei conservati. Cassetta enorme, riesce a trovare le monete e ovviamente ora inizia a potenziarsi Iris. Ah, eccola qui, eccola qui Iris, vediamo fino a che livello già riesce a portarla. Mi sa che la riesce a portare al 7, no, ok, mi sa che è riuscito a portarla al 7, quindi ora potrà trovare anche il gadget per lei. È pronta a sbloccare anche Gelindo Mercante, dai dai dai, sbloccalo sto signor Gelindo Mercante. Tra l'altro anche io posso sbloccarlo, però sta ancora, oddio no, è bellissimo, no raga è bellissimo Gelindo Mercante, è troppo bello. Altri ben 500 punti energia per Iris, se lo sta praticamente maxando. E niente, ora si sta recando nel negozio, magari vuole aprire qualche cassa, sì, perché abbiamo la cassa enorme con i 500 punti, quindi troverà sicuramente il power up per Iris. Ok, ci siamo, 43 power up, però dai, con sta mega cassa con 1500 punti stellari gli dovresti... ok, se la vuole conservare per la fine del video, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati perché potrebbe sicuramente nascondersi qualcosa all'interno di quella mega cassa. Io vi ricordo che può trovare ancora altri due brawler, mi sembra. Si va avanti con tutte queste belle casse enormi, ne rimangono altre 3. Prossima cassetta enorme, va a trovare 74 monete, power up per Iris. Raga, vi dico che mancano davvero pochissime power up per il brawler Iris e già potrà maxare anche lei, perché vi ricordo che è una femmina. Penultima cassa enorme del video. Oh, andiamo a vedere cosa trova. Niente, le monete e i power up per Iris. E ultimissima cassa enorme, e mi sa che succederà di nuovo la stessa cosa, sì, solamente uno skip, quindi il power up. Tra l'altro riesce a portare Bull anche a livello 9, quindi sta maxando completamente l'account. E adesso ritorna di nuovo all'interno del negozio per prendere questa fantastica mega cassa per 1500 punti stellari. Ci devono essere due skip, per favore, ti prego dimmi che ci sono due skip. Sì, ci sono due skip, 419 monete raga, io me lo sentivo che qua si nasconde qualcosa. Si va avanti con il power up di Iris e finalmente abbiamo l'oggetto luccicoso. E niente, è solamente un gadget, però generatore di cloni del signor Leon, che è molto forte, più i soliti 200 raddoppia gettoni. Ma aspettate, aspettate, che non è finita ancora qui. Infatti mi ha inviato un'altra clip che comprende due mega casse per 3000 punti stellari e andiamo a vedere se trova qualcosa. Quindi si parte con la prima mega cassa, 340 monete, ormai ha maxato Iris, quindi c'è l'oggetto luccicoso, pala rotante del signor Mortiso, questa qui in Foot Brawl fa davvero il devasto. Prossima mega cassa, concludiamo in bellezza se me ne calci un altro, ed eccolo qui, altro skip luccicoso, 397 monete. Si passa avanti con un altro gadget, scarico di emergenza del signor Carletto, che è uno dei gadget più inutili di Brawl Stars, però ci accontentiamo. È stato davvero un box opening super fortunato. Cliccate qui nei lati per andare a vedere due video che sicuramente vi siete persi, e se cliccate il bottoncino qui sotto potete iscrivervi al canale cliccando la campanellina. Spollicio da più non posso. E qui da Gadosan è tutto, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao.